Beh, sì, in effetti tutti pensano alla scuola di Bagnana come un teologo, filosofo, no, che predica dalla mattina alla sera un'etica così appassionante che... ma non è così. Cioè, potrei descrivere una giornata barbiana in questo modo, no? Perché forse è la maniera più... Allora, il momento più significativo che normalmente produceva queste che noi si definirebbero ricerche azione, che poi apparecchiavano la tavola il giorno dopo, no? Quella che chiamano oggi la scuola ribaltata, no? Dove l'allievo è così protagonista che la mattina si parte da quello che ha riflettuto. Ecco, funzionava un po' così. Quindi subito dopo mangiato c'era questa ora di attività a cui tutti partecipavamo. Se però c'era la neve, allora si sciava, se era caldo si faceva il bagno, si andava prima al fatino, poi c'è quella piccola piscina, no? Cioè, nel senso che c'era questo momento di attività tra il lavoro e lo svago un'ora dopo mangiato, no? Poi verso le due tornava la Dele, parlo del mio periodo ovviamente, io e la Dele combaciamo come periodo. La Dele tornava alle due dalla scuola media di Borgo San Lorenzo e portava la posta e il giornale. Quindi quando lei arrivava cominciavano le attività del pomeriggio, perché c'era la curiosità di leggere la corrispondenza, perché come avrete capito mezza scuola era giro per il mondo, no? Francuccio in Africa, qualcuno in Germania, qualcuno in Francia, in Inghilterra, e quindi c'era questo momento di... che anche erano, come dire, modalità attraverso la quale esplettavamo i nostri vissuti, no? Cioè, non erano delle semplici lettere informative. Ora, questo materiale purtroppo non è stato conservato, come il materiale didattico che invece il priore non aveva bruciato. Cioè, io ricordo delle lezioni bellissime che per anni ho visto le memorie. Se volete vi racconto anche alcune lezioni, alcune, però insomma, per ora rispondo alla tua domanda e diciamo che alle due era il momento della lettura collettiva che normalmente faceva il priore, no? Di leggere la corrispondenza e anche il giornale, che ovviamente aveva una continuità secondo della tematica. Per esempio, il primo impatto col giornale non è stato sull'articolo di fondo sulla politica, no? Come uno potrebbe pensare. Io la prima volta che ho sentito parlare di Stato di diritto è stata a Bagnana, perché si seguiva il processo del Baba Bengaris, che erano due amanti che si accusavano vicendevolmente e in quella maniera andavano verso la soluzione. E allora tutti si domandavano: ma questi due sono complici? Però in realtà c'era lo Stato di diritto, cioè questo elemento aveva molto incuriosito. È stata una delle mie prime letture del giornale e anch'io mi sono appassionato, perché c'era questo gioco tra il coniuge che accusava i due amanti che si accusavano tra loro, e con questa strategia non si capiva chi era, no, cioè il coniuge era morto, c'è bravo, no, il coniuge morto. Scusa,
c'era questi due amanti che con questo gioco anche aggressivo, no? Tra loro, e siccome noi avevamo un amico giornalista molto caro, Mario Cantoni, che poi è quello che ha curato la regia nel periodo dell'autodifesa di Don Milani, e Mario Cantoni ci raccontava anche le udienze, no? Perché lui come giornalista, mi ricordo che in quei casi lì si leggeva anche La Nazione, perché La Nazione, come sapete, non era il giornale preferito da Don Milani, che privilegiava Il Giorno, che a quei tempi, non è come oggi, dipendeva da Mattei, e quindi c'era tutta quell'etica, no? Era un giornale molto oggettivo, Italo Pietra, Forcella, questi erano giornalisti che ricordo, degli articoli di fondo che leggevamo. E racconto anche un po' i fatti perché penso mi interessi anche capire. E nulla, ovviamente da queste letture c'era una discussione a cui partecipavano anche gli adulti, anche la gente del popolo se solo era libera, oppure gli esitatori che non erano pochi. Cioè dovete capire che Barbiana era una scuola aperta, nel senso che se un contadino aveva due ore libere non è che ci fosse il bar, o si sedeva in mezzo ai ragazzi anche lui, e ovviamente se gli veniva di interagire, soprattutto il pomeriggio quando la discussione verteva su questioni politiche o sociali di interesse comune, c'era un dibattito molto acceso, e questo durava fino verso, diciamo che durava fino alle 4, un par d'ore buone. Verso le 4 si formava il gruppo che rispondeva alle lettere, o cioè dovete capire che noi avevamo uno schedario, tutti quelli che scrivevano erano archiviati, cioè c'era una corrispondenza che ognuno diventava una storia, perché le lettere erano tutte insieme e quando uno scriveva qualcuno veniva incaricato di ricapire tutta la tematica, perché spesso erano interventi di gente molto interessata, o avevano letto Esperienze pastorali, che ancora era un libro abbastanza letto, oppure dopo, soprattutto nel 65, che è uno degli anni più ricchi, molti scrivevano perché c'era questo rapporto con i giornali che era stato molto esplosivo, no? Pensate che anche i giornali esteri, no? Ora non so se voi conoscete Alexander Langer, ma quello è il periodo in cui anche lui, che era un po' un allievo del Bensi, si affacciava, aveva tradotto un tedesco, per cui anche lui era una figura, se vuoi, che interagiva tra l'essere allievo e essere docente, perché traduceva i testi in tedesco e ci insegnava anche il tedesco, no? Come, per capire come nascevano i gruppi. Quindi il periodo mio, per esempio, c'era uno studioso di Chicago, Eric, e io per esempio collaboravo col suo gruppo, che voleva dire anche avere un rapporto col Catholic Worker, che è quel giornale nel quale scriveva Eric Fromm, dal quale abbiamo raccattato il famoso motto IKEA, no? Era un gruppo estremamente attivo, che oltre che operare nei movimenti non violenti già esercitavano delle forme di lotta, che se voi ascoltate Francuccio, no? Il consumo critico, non so se conoscete Franco Gesualdi, un allievo di Barbiana che ha operato molto in questo, e penso
che abbia un po' radici in questo, perché questo giornale proclamava scioperi in quei contesti dove, come si dice, si produceva armi, oppure erano gruppi interventisti, oppure c'erano gli operai in sciopero, allora per solidarietà, cioè facevano delle forme di lotta estremamente interessanti, e considerando l'epoca, siamo nel 65 quando nasce questo rapporto col Catholic Worker, cioè praticamente sono cose che noi troviamo utili oggi quando lo sciopero è spuntato e anche il voto diventa relativo, no? Per cui le forme di lotta cambiano e conta più l'opinione pubblica attiva che non. E nulla, e ovviamente per esempio il gruppo con cui ho operato con Eric, cioè non lui ci faceva scuola di inglese americano perché era di Chicago e praticamente traduceva la lettera ai giudici per dire come, no? E noi imparavamo, no, l'inglese attraverso una traduzione collettiva. Noi spiegavamo le frasi idiomatiche in italiano e lui ci spiegava come potevano essere tradotte, no? Ma era un agire anche qui concreto, no? Poi per esempio noi si diventava anche protagonisti in questi laboratori. Per esempio, io i Beatles non ho usato portarli come strumenti d'apprendimento, ma Bob Dylan sì, cioè noi alla fine non imparavamo più l'inglese usando le favolette, no? Mi ricordo i Tre Moschettieri in francese, inglese e tedesco, ma anche in francese si studiava anche leggendo Camus, Le Tranchées, ma anche La Peste, io non ho mai letto quel libro, per dire, o Les Saint Montanfer, che erano un po' testi a quei tempi, quindi erano gruppi che a secondo, se io dovevo andare in Inghilterra entravo in un gruppo, se dovevo, avevo deciso di andare in Francia entravo in un altro gruppo, però magari la lettura del giornale aveva stimolato una curiosità su una determinata tematica, allora magari se era un tema che uno conosceva meglio diventava il coordinatore di un gruppo che sviluppava maggiormente una ricerca magari a sé, anche solo su una parola, su un etimo, su alcuni significati. Cioè, per esempio, se volete capire di più basta andare sul sito www.barbiana.it, la corrispondenza che anche il vostro preside, posso dire ancora, perché insomma ti comporti da preside, ti posso chiamare preside. Cioè, come dire, in quella corrispondenza c'è proprio una ricerca sulla parola borghese che cambia nel tempo, no? Nasce come significato di chi abita il borgo e poi diventa il consumatore passivo, no? Quello che segue le mode, insomma questo era quello a cui veniva associato. E anche c'erano le ore di recupero, cioè nel senso che se uno aveva difficoltà in una materia c'era la DELE per l'italiano, il latino, cioè il mio periodo non è più scuola media, è già scuola superiore, non so se io potrei farvi vedere anche un piccolo filmato dove vedete gli ultimi ragazzi della scuola, siamo tra i 17 e i 20 anni, cioè chi ha partecipato in maniera attiva alla stesura della lettera è un gruppo già di un'età, diciamo, di questo tipo.
E quindi è ovvio che chi viveva un'esperienza poi gli succedeva di gestire un determinato contesto. Se c'era una riunione politica, c'era un bellissimo rapporto tra Don Milani e il sindaco socialista di Vicchio, a quel tempo era una componente politica anche molto, che si dedicava molto anche ai bisogni della scuola. C'era un dirigente nel Mugello, una persona incredibile, Zangrilli si chiamava, non so se si studia più Zangrilli, la pedagogia sociale, e diciamo che queste figure, il Cineforum, le riunioni politiche, il Becchi, che noi si chiamava Becca di soprannome, che organizzava questi momenti politici molto di criticità, no? Era ovvio che come scuola, poi io per esempio amavo il cinema e io andavo sempre al Cineforum, oltre che studiare le lingue, perché a me piaceva anche scappare un po' via, no? Come tutti, insomma, si era ragazzi normali, non è che si fosse come pensano, no? O scemi, cioè, per dire, uno scultore ha fatto un monumento a Barbiana, no? C'è un prete gigante e dei bambini che avranno 5 anni, che gli tiene. Sì, 5 anni, cioè, tutta quella che è la metafora di un collettivo, no? Che, cioè, in Francia, per esempio, sapete che lettera una professoressa ha avuto un'esplosività, prima in Francia e poi in Italia. Nel maggio francese 1 milione di copie, cioè noi si vedeva alla televisione che giravano con un libro e te guardavi, no, che non è il libretto di Mao, era proprio lettera, mentre di copie, era incredibile, no? Per dirti, vabbè, insomma, e quindi nascevano questi percorsi che erano di recupero se uno aveva delle difficoltà, che erano di interesse perché uno andava al Cineforum e allora poi c'era il gruppo impegnato nella politica, anche lì era molto interessante perché lui ci faceva iscrivere a tutti i partiti, eccetto quello fascista. Cioè lui diceva, ma se tuo padre è democristiano va da democristiano, tuo padre è comunista va, cioè, e poi praticamente lui riusciva a sapere tutto quello, no? Cioè creava una regia trasversale anche a livello politico, perché lui ci diceva, alla vostra età non è importante la scelta ideologica, ma capire cosa succede, no? Cioè anche questo, se volete, la scuola, perché insomma la criticità come la costruisci? Oh bambino, io ti insegno la criticità, qualcuno pensa si faccia così, però se te non imposti e quindi la serata che si esauriva anche nel dopo cena a volte, perché il tempo non aveva limiti. Io per esempio andavo anche dopo cena a volte, se si doveva poi partire insieme, andare in macchina in paese, no? Oppure si vedeva il film alla Moviola, proprio erano lezioni molto tipo il Settimo Sigillo, il Mostro delle tutto Berma, il Vangelo secondo Matteo, il crollo della miniera, Ladri di biciclette, tutto il film neorealisti, cioè a Barbiana ogni settimana era un cinema da esaminare. E in più si andava al Padulivo perché c'era le puntate dei Promessi Sposi, bianco e nero. Quindi no, faccio per farvi capire che in quel contesto andare a scuola era l'unico modo per uscire dall'isolamento, cioè non è che Don Milani ci metteva sempre davanti a un quaderno o a un libro, anche se poi andava a finire che si leggeva anche. E quindi credo che si capisca, no? La mattina c'era l'eco,
degli eventi che si traducevano proprio in scritture, no? E la scrittura, avete anche il testo, no? Come la tecnica del fogliolino, che non è solo per scrivere, insomma, il fogliolino già sarebbe una cosa da esaminare in sé, perché secondo me non è solo l'idea che diventa paragrafo, capitolo, no? Come è qualcosa di molto più complesso, e questo fa anche capire che Don Milani costruiva i propri strumenti, che non erano solo l'astrolabio per vedere le stelle o la carta musica che si stendeva per seguire gli spartiti, no? Erano strumenti molto più complessi e che toccavano tutte le discipline, no? Come... Quindi gli insegnanti erano ragazzi più grandi, il sabato e la domenica c'era fisso l'Almanatti, che ovviamente faceva l'italiano, perché era professore di italiano Cicognini, era un uomo di una capacità dialettica indescrivibile. Tra lui e Don Milani c'era un rapporto che lui, siccome era del Partito d'Azione, un grande anticlericale, a volte lo deridevano e lui diceva: ma perché lui andava anche alla messa di Don Milani, non faceva la comunione, però andava alla messa, per lui lo deridevano, diceva: ma come, mangia freddi come te, e diceva: guarda, io di Don Milani non mi perdo nulla. Cioè, andava anche alla messa pur non essendo praticante, diciamo, a volte non serve. E nulla, anche l'Almanatti è stato per me, anche Eric, la von Berger, che in quel periodo la Barbara, la Dele, cioè in ogni momento c'era un contesto di, cioè, no, anche il visitatore, se aveva delle competenze, diventava un insegnante, no? Che, voglio dire, nella storia non sempre siamo in una fase di crescita, a volte c'è delle regressioni, no? E sicuramente siamo in una fase terribile, no? Il solo pensare, e penso l'importanza di dirlo ai giovani, perché sta nascendo una separazione generazionale che io avverto molto pericolosa, no? Cioè, io quando vado con i giovani e riesco a creare un clima di complicità, sento l'odio verso gli anziani. Non so se voi lo percepite. Sull'auto. Eh? Cioè, si sentano fregati, come se le generazioni d'oggi non li abbiano tutelati. Non lo condividi? Capisco la loro posizione. E praticamente, quando loro vanno in rete, poi si inventano tutte storie anche fantastiche che io a volte non riesco nemmeno a seguire. Cioè, l'universo diventa popolato di... cioè, tutto ciò che sono ipotesi diventa realtà, no? L'universo, no? E c'è una competenza di parole incredibile, che se venisse recuperata nel senso giusto sarebbe anche un vocabolario ricco. È che, come dire, cioè c'è proprio una separazione, io avverto, no? come momento, questo vuol dire che né loro percepiscano la realtà, se no non si rinchiuderebbero dentro un cellulare, tutti mi dicano che no. E né noi riusciamo a fargli, cioè, ma chi è che dice loro che sulla Terra, cioè, ora da 80 sono diventate 62 persone, è l'aggiornamento dei sociologi di alcune settimane fa, cioè 62 persone detengono le risorse di 3 miliardi e mezzo di persone, cioè, quindi vuol dire che
che metà delle risorse, delle ricchezze sono gestite da 62 persone che sicuramente si riuniranno in qualche posto, no? Decideranno qualcosa. Quindi, cioè loro fanno dei filmini, no? Come, però dietro questi giochi di fantasia c'è poi questo senso d'angoscia, il precludere la realtà è un grave errore. Cioè, voglio dire, la nostra civiltà si basa tutto sul mito di Prometeo, ma nessuno lo spiega. Cioè, la politica, come nasce la politica? Che è un dono degli dèi, nessuno lo sa, no? Quindi, cioè, voglio dire, pensiamo anche solo alla parola scolaire, chissà cosa significa scuola. Io a volte lo domando agli insegnanti, ma anche in posti dove sono già andato. Cioè, l'etimologia di scuola, no? Cioè, scolè, nel Timeo, Platone spiega il tempo, no? Aion il tempo dell'essere, Cronos il tempo del divenire, scolè, il tempo dell'indugio e della lentezza. Poi, se volte, è il tempo liberato alle fatiche, no? Perché diventiamo simili agli dèi, poi via via, no? Anche ai tempi, insomma, ancora siamo tra persone che sanno le cose, non voglio apparire. Però in realtà l'etimo di scuola è lentezza, indugio, no? Quando Prometeo chiede che ha paura perché già, come dire, aveva dato la previgenza all'uomo, il fuoco, però anche Prometeo è colui che vede prima, no? Quindi aveva commesso insomma, il mito lo conoscete, però, come dire, quando Giove gli dice, ma lo vedi, perché Prometeo aveva anche previsto, no? Che prima o poi Giove si sarebbe commosso, perché gli unici che lo venerano sono gli uomini. Quindi dice, ora mi ha castigato, però anche quando l'aquila lo rodeva, no, lui già sapeva che l'avrebbe perdonato, però quando lo perdona ha paura, e quando Giove gli dice sì, l'uomo bello, l'uomo, no, come dire, però questi uomini non sanno stare insieme, bisogna fare qualcosa. Allora Prometeo, che ha paura, gli dice cosa bisogna, gli devi dare la politica, no, così nace la polis, Esilio la racconta, cioè tutti i poeti, cioè questa è la nostra, le nostre radici. E allora chi dice il problema, ma che vuol dire politica? Giustizia e rispetto, due parole. Dice, ma come faccio io a dare agli uomini giustizia e rispetto? Dice, devi rivolgerti a Hermes, no? E nasce l'ermeneutica. Cioè, voglio dire, questa è la logica. Cioè, le nostre radici educative affondano in questo contesto culturale che non si insegna nemmeno più. Cioè, i ragazzi sono convinti che la politica si lega a rubare, addirittura io a volte distribuisco i fogli in bianco per raccogliere un'idea guida, e c'è addirittura chi privilegia il fatto di dire che è meglio rimanerne fuori dalla politica. Cioè, capite che se noi non riportiamo la materia principale di Barbiana nella scuola, non si va da nessuna parte. Come si crea il senso critico se non critichiamo nessuno? Cioè, voglio dire, la parola stessa suggerirebbe un atteggiamento, no? Ora, Don Milani usava sempre un'espressione che quando la sentivamo già ci mettevamo a ridere, no? Lui diceva, estremizziamo il concetto per capirlo meglio, oppure collochiamo tutto quello che abbiamo detto su una scala di valori,
quando nascevano queste storie, no? Ognuno era libero di dire che voleva, si viveva quei momenti di abbandono totale alle mille ipotesi, no? Anche a quelle più ridicole, e che però l'ermeneutica servivano per riflettere. Ma per riflettere ci vuole i tempi scolè, non i tempi dei programmi. Cioè, è tutto un contenitore che va ritrasformato in un luogo da vivere. Perché poi alla fine, parliamoci chiaro, ma siamo venuti su sta terra per fare il che, se non ci vogliamo più niente, mi viene da dire, no? Cioè il piacere è alla base, giustamente i sociologi che sono un po' più positivi degli economisti e dicono, ma questo momento in cui con la robotica si smetteva di lavorare era quello che volevamo e aspettavamo. Ora produciamo più ricchezza di ieri e siamo tutti incasinati. Ma che storia è? Io credo che la scuola dovrebbe avere il coraggio di reagire e di dire la verità ai ragazzi, perché noi li stiamo mandando allo sbaraglio. Cioè sono veramente pazienti designati. Io capisco la loro reazione a volte anche violenta, perché loro non hanno futuro. Cioè noi in un certo qual modo li stiamo trasformando in badanti, non è naturale trasformare i propri figli in badanti o farli diventare dislessici, no, anche il tradimento dell'Erickson, ragazzi, ma cioè, l'Erickson che fa i libri con Bauman per fare l'analisi della liquefazione della società, e poi si fa la legge dei best e hanno già un libro di 300 pagine. Cioè, ma voglio dire, ragazzi, questi sono tradimenti. Cioè, qui proprio la tecnica, cioè lo strumento è diventato fine e il fine è diventato strumento. Cioè, io capisco che l'educatore deve avere uno sguardo intelligente e è giusto che, come faceva prima l'Erickson Canevaro, no, ci davano gli strumenti per capire il nostro gruppo classe, ma al momento in cui io lo codifico, che cosa faccio? Cioè, sarebbe sopravvissuto Einstein, avremmo scoperto le teorie, no, della meccanica quantistica, della, cioè quando mai? Cioè, voglio dire, una volta avevamo un'idea di tipo diverso, noi abbiamo un gruppo, tutti sono diversi e noi dobbiamo raccontarli, ben venga il creativo, il matematico, ma lo scopo non era metterli in competitività o dare a tutti la stessa intelligenza, perché il pensiero divergente è proprio frutto di intelligenze diverse. Allora, è inutile che tu metta nella offerta formativa che te tu crei il senso critico e il pensiero divergente. Se poi anche, cioè creiamo, cioè anche nelle riunioni, io sono partecipato a tanti, cioè c'è questa logica di appiattirsi, no? Cioè è quasi diventato un problema per uno che pone il problema. Non si deve avere assolutamente problemi. Per cui tutti ci si allinea dietro una modalità e non ci si rende conto che questo è il pensiero unico. Cioè noi stiamo creando il pensiero unico. Cioè io queste cose a Barbiana è il motivo per cui ho preso coscienza e ci sono rimasto, perché cioè io dal mio punto di vista, cioè quando sono partito per andare a Barbiana, io avevo già fissato con il Bellegotti che con Garelli si andava a Legnano e ci si era preparati tutto il pomeriggio a ballare il Madison per imbroccare i ragazzi. Cioè che cosa facevi? Cioè se sono arrivato a sublimare, no, e a crescere e a capire che nella vita, no, c'è anche altre cose
perdere la materialità per entrare in quello spazio liberato, scolè, e provare il piacere, perché se non provi il piacere come fai a entrare in competizione con le droghe, l'alcol, cioè è inutile che tu predichi, no? Siamo d'accordo? Cioè la vera terapia è creare uno stato d'animo positivo, e quindi la scuola deve ritornare ad essere un luogo e non un contenitore di problemi. E quindi bisogna avere il coraggio di fare. Cioè il contesto di realtà, se non lo conosciamo noi, chi lo deve conoscere? Cioè, io ho vissuto tanti contesti di resistenza, se vuoi, non solo nella scuola, anche nella vita sociale, perché è un po' queste cose che rincorro e che mi interessano. Però per dirti, la resistenza più grossa è stato il progetto Amagandi, perché per decenni abbiamo lavorato in un certo modo. Io ricordo, e cito sempre questa frase della Mammini, che era la dirigente della Gandhi, che all'inizio dell'anno riuniva il primo ciclo delle elementari e gli diceva: allora abbiamo capito, dopo una lunga riflessione a cui partecipavamo tutti per valorizzare il metodo che utilizzavamo, e che non era molto capito di primo acchito, diceva: allora abbiamo capito, per sei mesi si crea la relazione e si forma il gruppo, non devono entrare assolutamente le discipline. Sei mesi. E io ho chiuso, ti do degli elementi per capire che è una rivoluzione quella che bisogna fare, ma non è un'utopia, perché non è il luogo che non c'è, è il luogo che vivevamo solo una quindicina d'anni fa. Allora, un altro elemento che ritengo estremamente importante, io ho chiuso i laboratori sulla costituzione di Mario Lodi a Soave qualche anno fa, l'anno prima che morissimo, mi pare. E prima che io intervenissi, stavo per cominciare a parlare, un pisquellino, non bambino, fa: ma maestro, ma dai, come facevi scuola? Sai questi bambini che all'improvviso, prende, che era una sala piena di gente, che anch'io dicevo, oh, ora tirare le conclusioni, no? Cioè, per dire, mi metteva un po' in soggezione. E lui nulla, col linguaggio della Mammini, perché era il linguaggio comune dei contesti, la scuola, non voglio dire, ma si dice la scuola finlandese, ma perché a Reggio Emilia che c'era? Non c'era la scuola finlandese già 20 anni fa. Allora Mario Lodi si alza, perché insomma, avevo un grande rispetto dei bambini, e questo lo si vedeva già durante le giornate di verifica sui lavori, che l'insegnante tendeva a indirizzare il bambino, a fare la sua bella figura, mentre Mario Lodi con due parole demoliva tutta questa impostazione e liberava il bambino e gli faceva dire quello che voleva, no? Quindi si capisce come mai lui... Allora lui ha detto queste cose, sbaglio di poco perché mi sono rimaste impresse: io tutti i giorni entravo in scuola, mi levavo il cappello, perché avevo la Mario Lodi, e infatti nelle immagini che si trovano c'ha sempre il cappello quando non è a scuola, mi levavo il cappello e mi mettevo a parlare con i bambini. A volte loro mi parlavano di un loro problema, no?
a volte mi parlavano del gatto, a volte mi parlavano degli acciacchi della nonna, e io così passavo i primi quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, fino a che non c'era un bel clima che tutti avevano, no? Io non cominciavo a fare scuola. È così che si recupera la buona pratica. Però perché... volevo chiedere una cosa, nel senso, secondo me questa buona pratica bisogna cominciare a recuperarla nelle scuole superiori. Perché io un bambino, un ragazzino di 15 anni, è uscito da questa scuola felice, perché ha fatto una scuola stupenda, ha fatto questa, è finito in un liceo cittadino. Ragazzi, la morte civile. Cioè, quindi è bellissimo fare un lavoro sin dall'infanzia, perché i miei figli stanno facendo un lavoro bellissimo, perché hanno fatto una scuola d'anno elementare, stanno facendo questa media, e poi si trovano con questo muro davanti, che è una roba spaventosa. Cioè, questi ragazzi sono completamente tarpati nelle loro ali, nei loro pensieri. Arriva il prof matematica che non vuole che fanno clicca con la penna, che lo deve chiamare professore, non possono dire ok, e se sei bravo sei avanti, in fila, se sei ciuccio stai dietro. Capisce? Carino. Quindi si distruggono 8 anni di lavoro così. Poi o uno ha dietro una famiglia, una storia, una roba pazzesca, pazzesca. Quindi bisogna tutte queste cose. Io conosco l'università di Firenze, cioè illuminati, Franco Candi, non so se qualcuno i testi universitari li fa lui. Freire e Don Milani sono due educatori cristiani. Cioè, ma cosa si è capito della realtà? Eppure se leggi la via vecchia pedagogia, no? Fino a Rousseau, fino... è un fenomeno di scrittore. Appena tocca la realtà, c'è un calo di intelligenza che uno dice, ma come faccio a fidare un figliolo? No? E questa è l'università. Cioè, purtroppo il problema non è semplice, non è semplice. Però è più forte nelle scuole, diciamo, superiori, perché secondo me fino alle medie c'è un po' di movimento. Qui tu l'avrai vissuto, non è così. No, non è così. Sì, io sono una ragazza. Ma che scherzi. No. La scuola però, media è forse il nodo dei nodi. Quello sì. Quello è questo. Però, mamma mia, veramente è stata una roba... Cioè, io non lo so, io ho due incontri che devono arrivare. Uno è Arezzo con Iosa. Devo fare una tavola rotonda con un vecchio ispettore che mi fa piacere di rincontrare. Perché... abbiamo avuto pensieri divergenti, ora a distanza di 15 anni si potrebbe dire chi ha ragione o torto, no? Non è che scappi, la verifica te la fa la vita. E un altro che mi ha chiesto Canevaro a Terni, dove c'è il grande archivio, insomma me l'hanno spiegato, io mi sono un po' allontanato, sembra che tutto questo documentare, che come tutte le cose teoricamente tutto è bello, no? È come l'Accademia della Crusca che scopre che i ragazzi non saprebbero fare un tema e se l'immissione all'università è un tema di italiano il 90% non vanno all'università, ecco. E allora per risolverlo ti dicono facciamo, rimettiamo il latino, no? L'analisi logica. Io gli direi mettiamo il greco, anche il cinese che sta diventando importante. Complichiamoci dell'altro la vita, ma cioè voglio dire, ma i problemi si sa che sono altri, no? Non è facile. Io, come dire, mi sto accorgendo che, no, quando all'inizio dicevi. No, tra uno dei punti, io poi ho seguito le domande, ma la quantità di dati di lettera a una professoressa, il dato statistico che strabiliò anche il presidente Napoli, no? Che considerò esperienze pastorali il primo trattato di sociologia, proprio per questa indagine conoscitiva. Molti bravi teorici, ora non mi viene il nome di
uno che è stato anche il mio professore all'università a Firenze, e ora non so come mai stasera io sto rimbambendo come la prima cosa dice si perde il nome, no, poi la memoria breve e poi si spenderà ad andare al cinema. Cioè, non mi viene, guarda, ho la faccia davanti. Sì, sì, e poi magari mi viene da cioè, l'indagine conoscitiva, no? Tutta questa, cioè Don Milani diceva che non c'è atto d'amore più grande che un'indagine conoscitiva, no? Queste le esperienze pastorali. Non c'è atto d'amore più grande che un'indagine conoscitiva, cioè nel senso che se te non vai a indagare, no, voi se leggete esperienze pastorali vi accorgete che questo giovane, perché insomma anche Don Milani, io quando penso a lui l'ho superato di 22 anni, non so se rendo l'idea, cioè io lo vedo ragazzo rispetto come mentalità, modo di fare, non è invecchiato, per cui ecco, questo ragazzo che andava a benedire le case e aveva organizzato i chierichetti con tanto di penna e fogli, no? Misurare gli spazi, quante camere c'è, mi raccomando l'anonimato, no? E da lì è venuto fuori quella che Einaudi dice il primo trattato di sociologia, che viene prima dei trattati di sociologia, no? Quindi è ovvio che se noi non ricostruiamo il contesto di realtà non vogliamo bene nemmeno, perché non diamo il primo strumento, no? Il primo strumento è la presa di coscienza. Cioè io vi posso dire il primo impatto con Don Milani, se mi incuriosisce magari è l'ultima cosa. Allora, mi portano, così io non sapevo nemmeno dove andavo a finire, no? Faccio quella strada che a quei tempi era abbastanza, no? Poi io ero abituato alla città ormai, perché i miei erano... Noi siamo dell'Almigiana, emigrati a Milano, no? L'Almigiana è più vicino a voi, no? Punto Estremo. Una parte in Ligure e una parte in Toscana. Sicché io ci sono andato, il mio obiettivo era superare l'esame. La Melchiorre, la mia maestra, insegnante, che mi voleva bene perché a volte ero bravo, quando torni ti interrogo sulle battaglie di Custoza, no? Sempre sì. Semplifica il ragazzo difficile e non si pensa ad altre cose. Quindi io arrivo a Barbiana in questo stato d'animo di, no? A un certo punto questo prete mi prende da una parte, no? Casa mia, gli uomini tutti comunisti, le donne tutte bacchettoni, io fatica e righetto, cioè quando il prete si piglia da una parte io già mi preparavo, no? Quante ne hai fatte da solo con gli altri, e mi stavo preparando la mia bella confessione, no? Come era normale, perché erano tutti uguali gli impatti, no? Questo mi piglia da una parte e mi dice: ma te ce l'hai un posto tutto per te per studiare? Una domanda così è micidiale, io ragione. Casa mia, 9 figlioli, una casa fanfana, vinta perché se la pieni di disagi, cioè voglio dire, noi si dormiva in due in un letto, a quei tempi era la maggioranza che dormiva così, figuriamoci noi che se era 9 figlioli, io mi svegliavo con piedi di miei fratelli. Testa piedi, certo. Voglio dire, sicché questo mi fa sta domanda, cioè come dire, no? Poi tuo padre, e io mi sono messo, praticamente per farla breve, perché fu un percorso abbastanza lungo, no? Di domande, cioè a me mi tempestò di domande a cui io rispondevo con la semplicità di un ragazzo di 14 anni, 13 anni e mezzo, no? Perché
nemmeno riflettevo su che cosa potevo provocare. Don Milani all'improvviso mi appoggiò la testa sulla mia e cominciò a piangere. Cioè lacrime proprio come bambini. Sai quando ti cola il caldo addosso? Io dissi, tra me queste mani. Non avevo altra. Cioè io proprio mi ricordo che cose così le può fare le mani. Cioè voglio dire, cioè proprio mi impressionò, io andai via, io ero impaurito. Quando io arrivai a casa, che mi vivevo il mio bel disagio, non sapevo più dove andare in capo, no? Quelle crisi terribili dell'adolescenza, io, meno male ai nostri tempi era breve, per l'amor di Dio, perché è il periodo più brutto della mia vita. Cioè io arrivo a casa e queste domande di Martella Andino, cioè ti vedi per quello che sei, capisci? Esatto. E io non riuscivo a, si dice il bipartitismo psichico, la regola io non l'avevo ancora E nulla, io cominciai a parlare con me stesso, cosa a cui non ero abituato, perché vivevo come tanti l'eterno presente, no? Io imparo il Madison e imbrocco la Marina, no? La mia prima fidanzatina, e poi si fa qui e tutte le fantasie, tutte per aria che poi in tutti portano. Io a un certo punto dissi, ma sai che io me ne torno a Barbiana. Cioè capii che tutto sommato poteva essere un'ipotesi da pigliare seriamente. E difatti, come dire, mi ritrovai immerso in tutt'altre cose, anatomia, fisiologia, perché figuriamoci se a lui gli interessava delle battaglie di Custozzi. No, è ovvio, io ogni tanto gli dicevo priore e lui mi guardava come, cioè, come di che voglia, di che voglia. Cioè, proprio, no, e nulla, era un dialogo tra sordi, no? Però ovviamente tu avevi imparato dove era le cose, dove era io mi sono studiato le battaglie di Custozza da solo e di nascosto. Arrivo a Milano a dare l'esame dalla Melchiore, la Melchiore mi vede tutta sorpresa, era un'altra persona. Dopo 4 mesi a Barbiana ero irriconoscibile. Mi faceva le domande che fanno, no, quando una maestra deve essere una professoressa, ha delle sensibilità, ma manco si ricordava delle battaglie di Custozza, glielo dovevo dire io. Oh, ma mi avevi detto, io mi sono preso, allora mi avrebbe anche interrogato, mi fece 3-4 domande, mi abbracciò e finì lì. Quando io tornai a Barbiana mi disse il priore, le battaglie di Custozza, porco cane, io tra me e me dicevo, ma come, ma mai risposto? Cioè lui invece ce l'aveva a testa e le battaglie di Custozza non me l'ha nemmeno chiesta, visto il mischero, sapevo ragione. E gli aveva ragione lui, cioè. Sono queste le cose. E in 3-4 mesi, quando sei motivato, impari quello che non hai imparato in 3 anni. Ecco sì. Comunque ci possiamo anche rincontrare. Non è che io si debba fare una scorpacciata. Ci siamo conosciuti, si può anche. No, non perdiamoci di vista. Questo mi sembra un'ottima idea. Un'ottima idea, no?